Ciao a tutti. Allora, questo è, diciamo, una sorta di continuo e una promessa che ho deciso di mantenere per voi, ovvero quello lì per quanto riguarda di far vedere tutti i finali possibili del gioco. Allora, come avete capito, il video non è mio, ci ho dovuto prendere da qualcun altro perché forse per incapacità mia o dormienza stessa mia non sono riuscito a diciamo rigiocare la missione. E niente, a proposito del continuo, perché ci eravamo lasciati con i crediti, con i titoli di coda, con i primi titoli di coda, e poi vedrete perché, quelli che dicevo che alla fine di questi ultimi ci sarà un video dove si vede Maurizio, chiamatela me che è Maurizio, Maurizio, che cazzo mi fa. E niente, quindi diciamo questo è un misto con addirittura una sorpresa finale. La cosa che secondo me farà parte, o perlomeno ci farà, perlomeno a me, mi ha fatto un po' dubitare sulla creazione in futuro del possibile Watch Dogs 2. E capirete tutto guardando questa serie. Ora parliamo dei finali alternativi, che più che finali, diciamo, sono nemmeno scene, perché sono praticamente, cioè, non lo so nemmeno io come definirle, spezzoni, cose così. Ora lo vedrete. Allora, il primo succede se farete questo, ovvero che non premete per chi gioca sulla PlayStation quadrato, e succede questo. Guardate. Con Gianfranchino che ammazza sia Aiden, quello che chiama, e sia Damiano. Il secondo è questo, in totale sono quattro, compreso quello, diciamo, della storia. Qui premi il quadrato, ma non premi il cerchio. E infatti, guardate cosa fa il nostro amico Gianfranchino. Ammazzate, e come sempre ammazza anche Damiano. Il terzo, che sarebbe come ultimo, non è l'ultimo, perché è l'ultimo che ho fatto io, che si è fatto noi. Premi il quadrato, butti di sotto premendo cerchio Gianfranchino, ma cosa fai? Succede questo se non spari a Damiano. E lui ovviamente cosa fa? Per difendersi, ti spara e ti ammazza. Diciamo che sono missioni fallite queste, più che finali alternativi. Però diciamo che, tra virgolette, la storia, ma non è vero perché solo questo pezzo lì, sarebbe andata così se Aiden non farebbe determinate cose. Insomma, è questo, è ovviamente, diciamo, come parte della storia, ovvero che spari a Damiano, insomma, quello che ho fatto io, ecco. Spara a Damiano, lui fa discorsi di vita su cosa è arrivato Damiano, cosa ha pensato, gli ultimi momenti di vita, eccetera, eccetera, e niente. Ora, vabbè, io ho lasciato andare avanti questa CV. Innanzitutto, vabbè, no, sa che volevo già all'inizio precisare, ma non ho avuto la cosa arrivata, che poi cominciamo nei minuti finali. E quella lì, che se puta caso ci dovesse essere una sorta di reclamo da parte del vero proprietario del video, io tanto chiedo scusa perché purtroppo non ho nemmeno chiesto il permesso, e quindi sono completamente nel torto. Comunque, se ci dovesse essere qualcosa, anche se parlo italiano e questa è inglese, probabilmente, se me lo fa capire, io non ho nessun problema a togliere il video. Cioè, quindi, diciamo, è una sorta di video, come si può dire, aggiuntivo, ecco, perché non fa parte della storia, anzi, per sé. Comunque, ora passiamo alla cosa di Maurizio, che sarebbe la cosa che succede dopo i titoli di coda, i primi titoli di coda. Questo pezzo invece comunque fa parte del mio video, non so se vede dalla qualità o dalla parlata stessa che è italiana. E succede questo, che a seconda di quello che non ho fatto io, che vedete dopo, può darsi che, come ho detto nel video precedente, può darsi che sia una sorta di continuo, perlomeno potrebbe esserci nell'eventuale secondo Watch Dogs. Ovvero che uno può sparare e allontanarsi. Io domani cosa ho fatto io? Indovinate un po'? Nemmeno, non mi ha fatto finire di parlare. Boom! L'ho ammazzato. Ecco. Invece, questa parte qui, che non fa parte del mio video, ma fa parte lo stesso video precedente, cioè avere quello dei finali alternativi. Infatti, si vede che in inglese sia dalle scritte e dalla parata stessa. Lui fa l'opposto. Ovvero, vedete.
up. Clean out some loose ends. Che vabbè, lui anche se è inutilmente, però va bene, si fa più serio. Va lì, cerca tra virgolette di minacciarlo, ascolta tutti i discorsi, che praticamente, da quello ho capito, quanto c'è in inglese, diciamo che in poche parole è una sorta, credo, poi sicuramente mi sbaglio, di pentimento da parte di Maurizio, chiamalo così, Maurice, per quanto riguarda quello che è successo. E vabbè, come penso avete capito, lo lascia andare, quanto si vede, e vabbè, poi voglio dire forse. Ripeto, ci sta che il mio inglese è talmente scarso che quello che ho detto magari non riuscite nemmeno. Però io l'ho intesa così. Se ci avesse un significato, mi farebbe piacere che magari voi... Non me la prendo male assolutamente, anzi, comunque andiamo a dar cosa. Anzi, qui comunque vabbè, vedi, dice di spararli. Cioè lui vuole che... Maurizio vuole che vedi, li spara. Invece cosa fa? Se ne va nel cancello. E mentre va di là si vede, sempre si tira di video, perché l'ho capito io, che è una sorta di... si fa una sorta di riflessione dopo questa sorta. Ovviamente Aiden fa una sua riflessione, che praticamente secondo lui, ora si vede dal discorso che fa, diciamo che lui è una vittima di quello che è successo e non ne vale la pena, cioè non ne vale la pena che sia venuta lì, però diciamo che sarebbe forse troppo ingiusto ucciderlo. E finito questo, io ho messo i titoli coda, che culo, sono mia questi titoli coda, riconoscimenti, crediti, metti come mi pare, che fra l'altro durano uno sbotto, io lo faccio vedere solo perché è così, diciamo, e parti quella cosa, diciamo che è una sorta di spoiler, per quanto riguarda l'eventuale creazione, se ci sarà, di Watch Dogs 2, ovvero questa cosa. Grazie a voi, quest'anno è stato un successo per la rete CTOS. La città di Chicago ha fatto da esempio e siamo orgogliosi di annunciare la nostra espansione in altre città della nazione e di tutto il mondo. Non c'è modo migliore di portare la città nelle vostre case. E aspettate di scoprire CTOS 2.0. CTOS, il futuro in un solo pulsante. Il video è mio, l'ultimo, questo video CTOS 2. Detto questo, ciao a tutti, spero che abbiate trovato interessante questo video. E niente, con questo video dovrei concludere ufficialmente, forse dovrei, perché non lo so, la serie di Watch Dogs, perlomeno dal punto di vista storico della storia. Via, detto questo, non ho di altro, vi saluto e niente, al prossimo video, ciao a tutti!